Ciao a tutti, siamo qua come sempre. Sì, come so. Parliamo di cose serie per i nostri telespettatori, magari senza facce comunque. Nella possibilità, perché nella nostra possibilità di parlare di cose serie. No, Alessandro vi invita il giorno 24, 25, 26 al Mantova Comics presso il Palabam di Mantova. Ho assicurato. È troppo professionale quest'uomo. Facce qui. Beh, se ci vedete, ci vedrete con questa maglia qui addosso, non lavata perché non la laveremo. No, comunque sicuramente noi dopo il festival faremo una bella cena. Vabbè, che festival. Guardate la nostra fantastica maglietta, la giacca cibernetica, stupenda, fatta da... dovete solamente prenotare, è l'unico modo per averla. Allora, il nostro fumetto, per dire il mio fumetto, la giacca cibernetica, costa euro 5 il fumetto. Tiratura limitata a 550 copie. Esatto. E avrete l'autografo del Lorenz. Oggi sono veramente un artista quotato. Esatto. Sì, oggi sono veramente un artista quotato. Esatto. Sì. C'è della gente che mi considera un coglione. No. C'è della gente che mi considera un coglione. No. Professionalmente quello che è. Ho dimostrato io artisticamente, penso che oggi l'abbiano dimostrato sicuramente gran pochi. Sicuramente. Cioè adesso non devi ridere. No, senti che ridi? No, ma che? Senza capelli. Cioè, no, sei proprio senza i capelli, non è senza capelli, sei proprio senza. Ma senza? Ma fa che muoia? Sempre il tipo di Tekken. Che c'era. Oh, allora non mi vedrete in questa maniera, Mantova. Per fortuna ero allo stadio sabato a vedere la tua bellissima squadra. Esatto, che sabato c'è la super sfida Milan-Juve, saremo là in tensione. Sì. Io juventino, lui milanista, e forse anche un interista ci sarà in caso. Ma chi? Domenico, non è mica interista. Sì, vabbè, saluta. Ciao Domi. Ciao Domi. Sì, ciao. Ti aspettiamo per la mega grigliata, quant'altro. Insomma, siamo qua per fare questo splendido episodio, non è di incontri d'arte, ma questo episodio è proprio la giacca cibernetica, ragazzi. Cioè, questo quadro qua, adesso, parlando seriamente, una cosa che non mi ha mica detto il pubblico, di spiegare il mio quadro. Insomma, me la vuoi fare qualche domanda per questi fantastici fans che abbiamo? Da... sì, da... senza litata! Da... la litata! Comunque la signora, quella allo stadio, mi ha detto, ma perché, ma te dovresti far Zelling? Oh Ale, comunque se ci mettiamo io e te a Zelling ci prendono subito, a calci, yeah. Non lo vedrete allora, mai. Allora, maestro Lorenz, grazie tanto, onore. Prego, da cosa è nata la giacca cibernetica? Mi allora, spieghi. La giacca cibernetica è un quadro nato praticamente da quello che è la mia vita. Cioè io, come sanno tutti, non è che sia nato nella completa ricchezza, anzi, tutto il contrario. È per questo che oggi come oggi sono una persona molto buona. Cioè diciamo che sono valori che non abbandonerò mai. La giacca cibernetica è nata da un resoconto della mia vita, grazie alla capacità che ho nel disegno e quant'altro. Ero un giorno a tavola della mia cara nonna Linda e allora ero là che la stavo guardando, c'era il ritratto di famiglia, cioè la foto della nonna con il nonno, e ho provato a metterla in basso a destra, che praticamente la mia nonna è qua, praticamente tutte le volte là, Lorenzo mangia, quando arrivi a mangiare sempre, cioè è una cosa ossessiva, mi chiama sì, 750 sì. volte al giorno e mi ha sempre fatto da mamma. Lo puoi dire anche te questo. Sì. Comunque, in sostanza, la giacca cibernetica è la rappresentazione di una divinità egizia che ovviamente sulla Terra è arrivata da un'antica galassia, cioè già questa era l'idea originale del quadro, dopodiché dall'idea è nato anche il fantastico fumetto. Ho voluto mettere dentro il particolare della mia Terra, che come possiamo vedere... qua in linea d'aria, cioè qua non si vede assolutamente niente della maglia, c'è Ostiglia, praticamente arida, se dico bene, praticamente in assenza di acqua del fiume Po dove sono nato. La scacchiera che rappresenta la via della vita, la scacchiera che vola è il pensiero libero del viaggiare nel tempo e il vagare nell'universo,
Dopodiché troviamo la mia casa dentro la giacca, mia moglie. Ovviamente. E la scacchiera. La spiega scacchiera. La scacchiera da cosa è nata. La scacchiera, la mia prima scacchiera dell'idea. No, originale. Da cosa è nata la scacchiera? Da cosa... La scacchiera che ha reso Lorenz, esatto. Lorenz, cioè lì si vede la scacchiera, sì. È Lorenz. Che poi è il suo segno la personale. Scacchiera volante. La scacchiera volante. La scacchiera volante. La scacchiera volante è nata un giorno che avevo visto le bandiere della Juventus sventolare in alto. Veramente. E in sostanza ho allacciato questa mia passione che ho per la Juventus, che è un amore grandissimo. Cioè, come potete vedere, questo è il mio famosissimo tatuaggio della Juve, non nascondo. Io sono un juventino sfegatato e non me ne frega assolutamente niente, anzi oggi vengo lo scoperto, come Alessandro, milanista maledetto, ebreo. No, no, ma non mi fa neanche tanto più schifo i milanisti, cioè io ho l'odio profondo con gli interisti, il Toro e i Viola. Dopo... Come in un altro video, quest'anno l'Inter zero titoli. Tiè, mi mettiamo un'ombrellata, tiè, zero titoli, tiè. Non riusciamo neanche a andare coordinati a fare sì. Roba. Dai, al 3, 1, 2, 3, 0 titoli. No, aspetta, al 3 facciamo 0 titoli, guarda. Faccio così, 1, 2, 3, 0 titoli, eh? 0 titoli, non l'hai detto. Vabbè, insomma, guardate queste fantastiche fuori onda. Insomma, in sostanza, invece volevo chiedere a te il parere della giacca cibernetica. Sentite, sottofondo c'è mia moglie, vuoi fare un intervento, Giulia? Cosa ne pensi, Giulia, te della giacca cibernetica? Fatti sentire almeno dietro le quinte. Ma no. Ma no. Il choppy. Prendere il choppy, please. No, mi riempie di peli, dai che sto perdendo. Insomma... Perché c'è da dire che... Buona copia? Buona copia? Buona copia della giacca cibernetica? Buona copia? 5 il, euro. 5 il choppy risulta, qua, 5 euro là, risulta 5 euro sulla giacca cibernetica, giù, per chi l'ha notato. 5 euro te, 5 euro me. Piacere, salve. Niente, 5 euro dentro qua lo scatolone. Pronto in consegna, giacca cibernetica, euro 5, Lorenz, l'artista, il produttore, è anche un po' pazzo, potrei fare anche il presentatore, ma anche lo faccio un po' già. Curatone. No, quello lo è Alessandro, che gli piacciono i toscanini o la vaniglia? A te invece quelli in carne ti piacciono i toscanini? No, 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 no. No. Questo finirà tutto nel fuori onda. No, no, questo è tutto la sì, guarda, facciamo un bel figurone. Le vendiamo tutte in 10 minuti dopo che 10 minuti e vedrai i fumetti, tu non venderai. Il fumetto è quello qui. Pa, pa. E niente, cari ascoltatori, vi rinnoviamo l'invito per il 24, 25 e 26 di febbraio. Dalle 9 della mattina alle 7 di sera ci trovate presso il Palabam Mantova. Come no? No, niente, sto facendo niente. Presso il Palabam di Mantova per 3 giorni. E te, questo qua, fa le corna dietro. E niente, basta. E niente. Oh, non è neanche detto se voglio un autografo. Vabbè, ma l'hai già parlato dell'autografo che viene autografi fatto. Autografi tu? No, autografi te. Cioè, mi tocca. Toccati. Ma secondo te è vero la leggenda che tutti gli artisti sono matti? Cioè i veri artisti? No, io sapevo che tu quasi tutti gli artisti sono culattoni. No, tranne me. Ma su questo non lo so. Ma hai sempre visto con delle belle ragazze. Ma puoi anche essere bisessuale, eh? No, no, non c'è dubbio. Ma ho idea che Ale abbia un rapporto strano. Influenzato sì. Con un certo, non facciamo nomi perché in questo momento non si può neanche andare a cenni. Vabbè, dai, Ale, vaffanculo. Cioè. Niente, facciamo i saluti. E... Bene, batti il 5, 0 titoli. 0 titoli. Inter, vaffanculo. Inter, vaffanculo. Cioè, devi cantare questa. Cantavamo questa a Torino, devi dire 5 volte merda. Dopo una volta detto 5 volte merda, fa interista. Saluto tutti i nostri fans, vi aspettiamo numerosi. Il 24, 25 e 26. Non il 23, 24 e 25. No. 25 al Palabam di Mantova, al Mantova Comics. Vabbè, un saluto a tutti. Da Lorenz e da Alessandro. Vai Ale, comprate il nostro fumetto, vi aspettiamo. Basta.